Campionessa di wakeboard, ti abbiamo ammirato. Come va? Io invece di andare in discoteca vado a fare sport. Anch'io ho fatto wakeboard. Riccardo Ferri. Ciao, ciao Pierluigi, buonasera. Buonasera, ha giocato la Champions, è andato in campionato su Premium. Grandi novità, sei contento? Sei felice? Felicissimo, è ripartita la Serie A, quindi siamo lavori di più? Stacanovista. Buonasera Franco Ordine. Me lo auguro, ma credo che comunque abbia dimostrato... Io spero di sì, finalmente insomma si è parlato tanto di Milan quest'anno e poi vedremo una squadra non solo che deve difendersi e poi ripartire, ma finalmente una squadra che parte e spaventa un po' tutti. Una persona tranquilla, allegra, che si presta ai selfie. Senza avere la speranza per tutti gli amanti del calcio di vederlo magari concludere con un colpo dei suoi. E quello è un mai più, Francesco, quando vuoi venire a raccontare... Anche guardandola da così lontano da dare al mondo del calcio, in termini di un favore al Milan, esatto. Anzi, forse più di un favore. 80 milioni, no, scherzi a parte, eterna riconoscenza di Bonucci, che il rilancio, l'azione la faceva partire spesso nell'ultima partita, quella con il Cagliari, Buffon. E quello è un problema, può essere un problema nel corso di una stagione, perché altrimenti c'è Piani, c'è l'anno prossimo, proprio in fondo un attimo. Certo, perché ti trovato anche in questa dichiarazione. Quindi certo. Bisogna capire Balotelli e anche dal punto di vista comportamentale. Avrà una carica in più, ecco. Sì, ma quello non è mai il problema. Comunque per qualsiasi amante del calcio è un effetto brutto, anche lui lo ha detto, quella cravatta. Le squadre un pochino più, adesso sai, la prima è stata, con tutto il rispetto, una squadra forse un pochino più facile, tra virgolette. Azione del Milan con le squadre un pochino più toste. Va bene, è concesso al calcio. L'errore umano, non si può pretendere. Allora, per esempio, quelli del Torino, adesso vuole parlare. Ma vi posso fare, vi posso dare, ti posso dare. I gavi di gioco, la direzione di gara diventa insana. Questo era quello che era importante. E intanto che quelli appassionati di calcio, ovviamente. Sì, la partita abbiamo visto, cioè, della squadra dell'anno scorso, c'erano 3 giocatori. Sì. Quindi, cioè, è una squadra ma soprattutto, nuova, come siete tutte e due, cioè... Clamoroso, l'abbiamo invitato apposta perché sapevamo. Adesso parleremo di Chatouche. Questo cosa? Cosa è un momento, cioè questo una effetto. Una sorta di luce che viene data ai capelli senza far sembrare finto. C'era, c'era anche finto. Ordine, comunque. Quindi anche la fidanzata dell'allenatore si chiama Wags. È interessante, questo l'abbiamo detto, ma Perisic è molto più sicutrone. Dagli un consiglio, gli conviene, sta giocando da titolare. Io da uno che può giocare. Guarda che lui, guarda che Montella a Bergamo con l'Atalanta ha detto questo è un cantiere ancora aperto. 5 anni. Ecco, un cantiere ancora aperto. Qualche anno fa avevamo iniziato la cosa della salamella, lì della Sagri, non mi ricordo cosa. Cos'è la salamella? Cioè, nel panico, cioè, salta 2 punti. Faccio un po' di cose in testa. Confusione. Però qualche anno fa avevamo iniziato. Secondo me. Vabbè. Ecco. Lo racconto. Va bene, servizio Milan e poi tutto su Chatouche. Passiamo alle cose formali. Facendo cose incredibili. Riccardo, cosa, però commetti famiglia? Il gesto tecnico? Beh, il gesto tecnico su uno yacht è sicuramente difficile. E oggi è stato il giorno della presentazione di Come faremmo noi se succedesse qui? Cioè, che si prendono le distanze da questo. E che manifesta un. E oggi io avverto soltanto in quella. E criminalizzare un'intera città sarebbe. Auguriamo che la rivalità, ripeto. Come si è comportato in quel momento? Perché veramente ha messo sopportato soltanto la mano al petto, il cuore, anzi, questo. E a prendere una mezzala che possa dare, diciamo, ancora Archissio? Qualità al centrocampo. Condivido. Come ha fatto questa offerta importante? Credo che cerchino quel. Riccardo, ringrazio. Grazie, buonanotte. Ringrazio Riccardo Ferri, grazie a Giorgia Rossi. In bocca al lupo per il campionato. Vi ricordiamo domani sera l'appuntamento. Che ancora oggi ci sia.